Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia poncho. Guardate quanto è larga, è bellissima, che io ho deciso di chiamare Oxford. Questo perché il filato che ho utilizzato è appunto Oxford della Mondial. Questo fantastico gomitolone da 300 grammi, effetto tweed. Se vi avvicino si vede? Sì, effetto tweed. Da qua non si vede, ma qui si vede. Per questo perché magari ho messo la maglia dello stesso tonalità sotto, va bene. Comunque io vi dico già che per realizzare questo poncho maglia ho utilizzato un solo gomitolone, che va bene anche per una taglia M perché me ne è avanzato un po', mentre per una taglia LXL vi consiglio due gomitoli e ho lavorato con l'uncinetto del 5,5. Come sempre in descrizione vi metto il link al mio sito Filati Elsa, basta che anche andate su Google, cliccate Filati Elsa, vi compare il mio sito dove oltre questo colore ne trovate davvero tanti altri. Guardate questo nero quanto è bello, questo blu se lo volete più da sera, oppure potete utilizzare anche i diversi tonalità di grigio, dovrebbe esserci ancora del marrone, mentre il rosso mi sa che è terminato. Comunque, per poterlo realizzare vi dico già che è semplicissimo, vanno fatti due rettangoli che poi vanno cuciti insieme, quindi una tecnica che utilizziamo spesso proprio per realizzare questi ponci che fungono soprattutto da poter utilizzare sotto anche dei cappotti, perché appunto non essendoci le maniche larghe non abbiamo difficoltà a metterci sopra i cappotti, e sono due giri semplicissimi. Il secondo è un po' particolare perché richiama quello che ho utilizzato per fare anche lo scaldacollo nello scorso tutorial, un po' diverso perché in questo caso stiamo facendo giri di andate e ritorno, e perché appunto si alterna gi questo giro particolare con il giro di maglie alte, quindi due giri che vanno sempre ripetuti. Naturalmente io nel tutorial vi dico anche quanto è larga, perché vedete è larga, quanto è lunga e anche le modifiche da fare per le taglie più grandi. Detto ciò, io spero che anche questo progetto facile e veloce, perché lavoriamo con un filato grosso ed è molto caldo, vi piaccia e desiderate realizzarlo. Se è così, come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, dove vi ricordo che faccio anche delle dirette, dove vi presento i filati o dove vi spiego degli altri punti, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho maxi gilet, io ho deciso di utilizzare questo fantastico gomitolone della Mondial che si chiama Oxford. Il colore che ho scelto io è questo lilla, ma come potete vedere qui avete anche il nero o il blu, però sul sito trovate anche altri colori, se non che però sono finiti sia il panna sia una tonalità più chiara di blu, però ci sono ancora il grigio. Credo che sia rimasto qualcosa del bordeaux e c'è anche il marrone, quindi potete fare il vostro poncho maxi gilet o maxi maglia con il colore che più vi piace. Allora, io vi dico già che lavorerò col 5,5, non monteremo le catenelle iniziali, ma andremo a lavorare direttamente realizzando le maglie alte. So che molti di voi preferiscono fare questo tipo di lavorazione iniziale quando si la può lavorare su un motivo che richiede appunto come inizio soltanto maglie alte. Quando invece poi abbiamo le catenelle o ci sono punti particolari che alternano maglia alta maglia bassa, questo non si può fare. Però quando si tratta di iniziare e il primo giro sono tutte maglie alte, invece di fare le catenelle c'è un altro metodo che adesso vediamo e che già vi ho presentato nel tutorial della settimana scorsa. Per quanto riguarda il multiplo deve essere divisibile per due, e noi andremo a fare due rettangoli, uno per la parte dietro, uno per la parte avanti, e vi dico già che i due rettangoli io ho montato, perché lo sto lavorando, 66 maglie. 66 maglie mi fanno avere una larghezza di circa 64 centimetri. Ora, rispetto alle mie spalle, che sono, se non mi sbaglio, sui 40 42 centimetri, non vorrei ricordarmi male. Comunque, rispetto alle mie spalle ho fatto una ventina di centimetri in più, in modo tale appunto che la maglia mi scenda sulle spalle e faccio appunto questo maxi maglia, questo maxi gilet, oppure funga proprio da poncho. Quindi mi raccomando, in base al multiplo di 2 mettete tante maglie da avere almeno un 20 centimetri in più rispetto alle vostre larghezza spalla, in modo tale che poi avete 10 cm da una parte e 10 cm dall'altra quando andremo a cucire insieme i due lati, quindi i due rettangoli, quindi vi cadrà sulle spalle. Adesso quindi vi vado a mostrare come fare i due giri, che sono semplici, soprattutto il primo per avviare la lavorazione senza le catenelle ma direttamente con le maglie alte.
quindi io farò un piccolo campione nel quale appunto vi mostro i due giri e soprattutto come iniziare a lavorare il primo giro. Andiamo a fare 3 e 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nella prima catenella che ho fatto, aspettate così vedete meglio, quindi entro nella prima catenella che ho fatto e vado a fare una maglia alta doppia. Di nuovo prendo due fili sull'uncinetto, rientro in questi due filetti che sono la base della mia maglia alta doppia, vedete questa è la mia maglia alta doppia, qui ci sono i due filetti, quindi io entro dentro. E di nuovo vado a fare una maglia alta doppia e continuo così quindi per tutto il giro. Facciamolo ancora qualche volta insieme così vedete bene. Quindi prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nei due fili base della maglia precedente e vado a fare una maglia alta doppia. Prendo due volte il filo, vedete si vedono subito perché sono un po' in rilievo. Quindi vado dove ho questi due fili bassi e vado a fare la maglia alta doppia. E continuo così nel mio caso fino ad arrivare a 66 maglie. Vedete, poi si formano delle maglie alte. Mentre se voi state usando un filato più piccolo o siete una taglia più grande dovete mettere qualche catenella in più. In realtà io non vi consiglio di aumentare tantissimo se lavorate il mio stesso filato, ma per una taglia M invece di 66 maglie mettetene al massimo 70, non di più, anche perché comunque le spalle non sono così grandi rispetto alle mie e altrimenti poi la maglia avrebbe veramente troppo grande. Quindi io direi di aumentare solo 4 maglie in più per una taglia M. 6, 8 per una taglia LXL, però naturalmente vedete voi quanto volete che sia larga la vostra maglia. Quindi adesso vado a fare no, due, prendo due maglie, prendo due fili, entro nei due fili di base e vado a fare la maglia alta doppia. E si continua per tutto il giro. Vedete che poi vi viene proprio in automatico andare a lavorare in questa maniera, a parte quando sfugge il filo, ecco. E quindi questo è il primo giro. Vado a fare un numero pari, quindi ne ho 3, 6, 7, arrivo a 8, anzi arrivo a 10 perché così vi faccio vedere il secondo giro e poi naturalmente vi farò rivedere anche come si fa il primo giro, visto che poi avremo una base diversa. Quindi ne ho 3, 6, 9 e ne vado a fare un'altra. E quindi questo è il nostro giro iniziale. E andiamo a fare il secondo giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Prendo il filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta successiva, prendo il filo ed esco. Prendo il filo sull'uncinetto, vado sulla maglia alta successiva, prendo il filo ed esco. Prendo il filo sull'uncinetto ed esco da tutti i fili che ho sull'uncinetto. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, prendo il filo ed esco. Mi raccomando, quando prendete il filo uscite, fate in modo che l'uncinetto sia parallelo, non così perché altrimenti andate a chiudere a stringere la lavorazione. Tirate bene. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, prendo il filo ed esco. Prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto. Catenella di separazione si ricomincia da capo. Bisogna fare questo per tutto il nostro secondo giro. Facciamolo ancora insieme. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, prendo il filo ed esco. Prendo il filo, vado sulla maglia successiva, prendo il filo ed esco. Prendo il filo sull'uncinetto ed esco da tutti i fili che ho sull'uncinetto. Catenella di separazione si ricomincia da capo. Per terminare il nostro secondo giro, nelle ultime due maglie alte andiamo a fare due maglie alte normali, quindi una sulla prima maglia alta, due sulla seconda maglia alta. Terminato questo, si ricomincia dal primo giro e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. E poi andiamo a lavorare una maglia alta in questo forellino che si è creato. Vedete, qui si è creato questo forellino. Andiamo a fare una maglia alta, una maglia alta tra le due lavorazioni.
chiamiamolo una sorta di punto nocciolina, variante punto nocciolina, e di nuovo maglia alta nel forellino. Maglia alta tra le due sorte di noccioline. Maglia alta, scusatemi, devo tirare un po' il filo nel forellino. Maglia alta tra l'ultima nocciolina e le maglie alte. E poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due. E si ricomincia da capo. Mi raccomando, quando andate a rifare il primo giro, state sempre attente. Iniziate il secondo giro che la terza maglia alta va fatto nel forellino, ma quando terminate il giro, la terz'ultima maglia alta va fatta tra il punto, diciamo, nocciolina e le due maglie alte. Non vi confondete, non andate a farla qua in mezzo la maglia alta, perché altrimenti poi vi trovate con delle maglie alte in più. Quindi state attenti, quando ripetete il primo giro, la terza maglia alta va fatta nel forellino, la terz'ultima va fatta tra il gruppo di nocciolina, chiamiamola così, e le due maglie alte. Poi si ricomincia dal secondo giro, quindi di nuovo 3 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta successiva, e poi ricominciamo. Si prende il filo, si va sulla maglia alta, si prende il filo e si esce, si prende il filo, maglia alta successiva, si prende il filo e si esce. Si chiudono tutti i fili, catenella di separazione. Come potete vedere, si nota anche un dritto e rovescio. Questo è il nostro rovescio. Il nostro dritto è questo, perché vedete, ci sono queste sorta di noccioline in rilievo, mettiamola così. Quindi il nostro avanti sarà poi questo, dove avete il rigonfiamento delle noccioline, sarà il vostro avanti. Questo perché dà più movimento alla lavorazione. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo sempre ripetere, sono semplicissimi, molto facili da fare, e io vi dirò naturalmente alla fine quanti giri sono andata a fare, per il rettangolo. Si faranno i due rettangoli identici e poi andremo a vedere come andarli a cucire insieme. Ho terminato il mio primo rettangolo. Allora, io vi ricordo che montando 66 maglie alte ho ottenuto una larghezza di circa 64 centimetri. Per quanto riguarda invece i giri, io ho ripetuto i due giri per 13 volte, ottenendo così un'altezza di circa 39 centimetri. Ora mi raccomando, per chi è taglia più grande, tenete sempre presente che in questo caso, quando facciamo l'altezza, dipende sempre dall'altezza di una persona più che da una taglia. Però quello che vi posso consigliare io è di ogni tanto di mettervi, appoggiarvi rettangolo sulle spalle per vedere dove vi scende. Tenete presente che magari anche se siete più bassi di me, io sono 1,74 m, cioè siete 1,68 m per esempio, se avete molto seno fate comunque 13 motivi anche voi. Questo perché il seno tende ad alzare la lavorazione. Quindi, a seconda di dove volete che vi arrivi questo poncio maglia, mi raccomando, posizionatelo e misuratelo. Quindi, io ho fatto appunto questi 13 giri. Adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale e poi vi farò vedere come andarlo a cucire. Ed ecco qui che ho fatto anche il secondo motivo. Ora è il secondo rettangolo. Mi raccomando, per andarli a cucire, tenete presente che la parte dietro, come potete vedere, aspetta, mi avvicino così vedete, questa è la parte. Vi faccio vedere questa. Questa è la parte avanti del nostro rettangolo, questa è la parte dietro. Vedete, dietro la nostra maglia bombata, mettiamola così, si nota meno, quindi va messa all'interno. Vedete, qui si nota molto meno, che è un po' il rilievo il secondo giro, mentre qui si nota molto di più. Quindi mi raccomando, quando andate appunto a mettere i due rettangoli uno sull'altro, di girare dal verso giusto. Quello, vedete che la parte più bombata del secondo giro va messo sul davanti, la parte meno bombata va messa sul dietro. A questo punto andiamo a cucire sia alle spalle che lateralmente. Alle spalle io andrò a cucire dall'esterno verso l'interno circa 20 centimetri per entrambi i lati. Mi raccomando, se la volete fare più col collo più chiuso, andate a cucire un po' di più. Se lo volete fare più aperto, cucite di meno. Mentre lateralmente io lascerò almeno 16 centimetri liberi e andrò a cucire da 16 centimetri in giù. Taglia M, taglia L, lasciate qualche centimetro in più. Io direi un 18 centimetri taglia M, un 20 centimetri taglia L. Quindi io adesso andrò a cucire, cucirò sempre con ago e filo, come vi mostro sempre, andando da un lato all'altro in questa maniera, quindi la classica cucitura. Una volta fatta con la cucitura, mi rimisurerò il poncio e vediamo se aggiungere le maniche, aggiungere il collo o lasciare così.